Ciao, sono Catrinelle Marlon, sono una modella, attrice, fotografa e posso dire regista? Non lo so. Scrittrice, Potresti dire anche scrittrice adesso. eh sì. Beh, è un parolone, però vabbè, autrice. Senti, il tuo è un libro coraggioso sicuramente, anche con un titolo un po' particolare, Non avevo gli occhi azzurri. Ti va di parlarcene un po'? No? Allora, il progetto del libro in realtà è nato durante la pandemia, nel primo lockdown, e non è stata un'idea mia, devo dire la verità, è stata un'idea del mio compagno, perché mi ha detto, vabbè, avevo questo desiderio a un certo punto della vita, scrivere un libro, ecco, su quello che mi è successo, sul mio viaggio dalla Romania all'America, al mondo e tutto quello che ho fatto e mi sarebbe piaciuto farlo un giorno più avanti, ecco, non so, un'età più avanzata e sembrava la fine del mondo 2 anni fa, allora mio compagno mi ha detto, vabbè dai, fallo adesso, no? Ho detto, vabbè, ma chi me lo pubblica? Dove esco? Come faccio? Vabbè, intanto inizia a scriverlo. Perciò è stato bello a ritornare un po' nel passato, a mettere giù tutto quel racconto, che in realtà era un racconto molto più profondo anche, ma anche più, non so come dire, e niente, quello che è uscito è la storia di Catrinelle, di un'infanzia nel mezzo del comunismo. Vabbè, ci ho vissuto poco io nel comunismo perché è solo 4 anni della mia vita. E questo titolo? Il titolo viene da una battuta mia che facevo sempre quando ero ai casting, quando facevo la modella, perché stavo lì in fila, guardavo tutte queste ragazze stupende che erano bionde con occhi azzurri, more con occhi azzurri, more con occhi verdi, ero mora con occhi scuri e dicevo, vabbè, non avevo gli occhi azzurri, però nonostante beccavo io tutti i casting perché ero più furba di quelle con occhi chiari. Quelle che veneravo io, ecco. Mi piace che tu faccia una distinzione tra scrittrice e autrice. Come mai la fai? Ma io non sono una scrittrice e alla fine, cioè veramente questo è stato un progetto, penso che è l'unico progetto di scrittura che farò. Non so se farò un'altra cosa, anche perché quello che avevo da raccontare era un po' la mia storia. Non sarei in grado di scrivere un libro. Non lo so, un romanzo, non so, non è il mio lavoro e mi sono divertita a raccontarmi, ecco, e di più di quello che ho raccontato non saprei cosa raccontare in questo momento. Forse molto più avanti racconterò la seconda parte della mia vita. Quando avviene il passaggio dal voler proteggere la tua storia personale a sentire invece il bisogno di raccontarla al mondo? Beh, penso che il bisogno di raccontarla un po' ti viene quando sei in un'età un po' più avanzata, no? Che c'hai voglia di raccontare altri. Nel mio caso è stato più, viene da dire un'emergenza post-Covid, no? È stato un desiderio così di sfogarmi, ecco, non c'era niente da fare, non volevo buttarmi sul cibo e Netflix tutto il giorno e mi sono messa a fare qualcos'altro, perché comunque non sapevamo più cosa fare, oltre a cantare alle finestre, ogni giorno usciva una, ma eravamo sempre lì. E alla fine mi sono data un po' di spazio a me stessa, ecco. Mi fa sorridere il modo in cui parli del processo creativo del libro, perché dal pubblico è stato accolto veramente come un libro tragico, mentre tu ne parli come di un escamotage per far passare il tempo in quarantena. Allora, tante persone che l'hanno letto mi hanno detto che sì, che sembra, cioè, è un libro tragico raccontato col sorriso, però quello che penso io è che quando tu vivi in quel modo, o quando comunque ti faccio un esempio, mi chiedevano, ma quando eri poverissima, che ne pensavi di quelli più ricchi? E dicevo, non lo so, perché in realtà eravamo tutti poveri là, e finché tu non hai, non lo sai che c'è di meglio. E non vedi, perciò era una cosa normale. E comunque quell'infanzia lì poverissima e nella tragedia, diciamo, è stata bella, perché è stata bella. Per me è stata molto bella. Hai mai avuto paura di non riuscire a riscattarti dal contesto in cui sei nata e cresciuta? Ma in realtà no, perché nel modo in quale sono cresciuta
e cioè, avevo tanta grinta e voglia di fare, di dimostrare. E quelli che erano le persone a cui volevo dimostrare, ecco, erano i genitori, perché c'era un bisogno, cioè un grande bisogno di evadere, di andarmene via, anche perché vivevo una situazione non piacevole a casa con i miei genitori che litigavano sempre, non era, per quanto potevo essere abituata, cioè, non ce la facevo più, mi sentivo molto grande, già a un'età abbastanza fragile per me, uscire e andare a lavorare e guadagnare era già un riscatto, senza pensare dove, come, era andare via di casa intanto. E poi quando sono riuscita, è ovvio che quando sono uscita di casa non sapevo che sarei arrivata a New York a scattare Sport Illustrated o il giornale Vogue, quello no. Tutto è venuto dopo, anche perché non sapevo dell'esistenza di quello che poi accadeva. Cioè, è stato veramente passo dopo passo, da passeggiare per le vie di Atena in Grecia e vedere i limoni per strada e dicevo, oddio, noi ci abbiamo le mele, questi c'hanno i limoni, a vedere i palazzi newyorkesi. Cioè, c'è stata veramente scoperta dopo scoperta, perché da dove arrivavo io non avevo il minimo conoscimento, si dice no, conoscenza di tutto questo. Era come entrare in un mondo diverso, è come se io vivevo dentro una bolla di povertà comunista, ecco, sperduta, perché poi non ero neanche nella capitale. Tu hai deciso di incanalare la tua personalità anche nella regia, ma che tipo di regista vorresti essere? Allora, la regia, ti dico la verità, è sempre arrivata nel momento del lockdown, perché non è mai stato un mio desiderio, diciamo, ultimamente, nei ultimi anni. Pensavo di fare l'attrice, come ho iniziato per caso, è stato Luigi Locascio che mi ha dato la possibilità di recitare nel suo primo film alla regia. E gli ho detto, ah, che bello, mi era piaciuto, però non è che era una strada neanche questa che volevo intraprenderla, anche perché dicevo, c'è tanta gente che ha studiato, provengono dal teatro, io perché sono carina, bella, perché deve essere più facile per me. Poi in realtà sono entrata da un progetto all'altro e mi sono accapultata. Poi la regia, sempre nel momento della disperazione, di cosa facciamo, che succede un domani, è stato l'altro desiderio che avevo espresso al mio ragazzo, che ha detto avrei voluto scrivere un giorno un libro e fare un film, forse l'unico film, che diventa tipo un film cult, ecco, che ho fatto io, non so, perché faccio tanto, sono un'artista, mi piace fare tantissime cose, e mi piace dipingere, sono anche una fotografa, non ho fatto nessuna scuola per imparare questo, ma vabbè, talento al disegno l'ho sempre avuto, però ho sempre studiato, ho fatto tutto da sola e alla fine volevo, come ho fatto tante cose, lasciare, ecco, un lavoro di regia per come lo vedo io, e alla fine il mio compagno mi ha detto vabbè, fai questo, e mi sono messa a scrivere una bozza di un mio desiderio su che cosa volevo girare, e quando sono uscita dal lockdown ho incontrato questa ragazza del centro sperimentale, una ragazza molto giovane, ha 25 anni, si chiama Francesca, che ha scritto solo delle piccole cose per il web, e niente, ci siamo messi a scrivere insieme, a trovare una storia, cioè la storia c'era, a incimentare questa storia in modo molto bello. E poi siamo andati a un produttore italiano molto importante, abbiamo presentato il nostro progetto, dopodiché abbiamo preso Heidrun Schleff, che è una maestra della scrittura, una sceneggiatrice bravissima, e che ci ha fatto la revisione. In questo momento posso dirti che ho tre paesi che fanno i coproduttori, c'è la Francia, c'è la Romania e c'è l'Italia. È entrata la RAI da poco e sono molto felice, e il tema non posso dirtelo, purtroppo posso dirti soltanto che è ambientato negli anni 60,
è un film con i bambini. È un film con i bambini. Capirai, esordire con i bambini sul set sarà un'impresa. Molto difficile sarà. Sto lavorando a questo progetto da quasi 2 anni e dovevamo girare a febbraio del prossimo anno e gireremo a luglio. Nel frattempo mi sto allenando e ho appena girato uno spot per un brand molto importante, non so se posso dire il nome, è un brand di gioielli, importantissimo, sono molto felice. Sto preparando un piccolo spot per l'ospedale Bambin Gesù, sempre per rimanere in tema bambini, e poi un cortometraggio a gennaio, ecco, e poi entro in piena pre-produzione. Ho l'impressione che tu sia una persona che o fa le cose in grande o piuttosto proprio non le fa. O non le faccio, io sono così, bravissima, io sono proprio così. Sì, grazie. Come ti definiresti caratterialmente? Sai che non saprei definirmi, non vorrei definirmi, dai, da sola, lascio che gli altri mi definiscono e mi vedono in modo, mi piace come mi vedi tu, ecco. Ma sei una romantica? Sì, tantissimo, molto. Però c'ho un compagno che non è romantico per niente, perciò sto perdendo queste cose qua, di una volta, delle farfalle. Cioè, sei un'appassionata nella vita, nell'approccio alla creatività anche. Quello sì, sempre. Sono anche una persona molto easy, molto peace and love in tutto quello che faccio. Oggi che sei una donna adulta e una professionista, quali sono i retaggi che secondo te ti porti ancora dietro dal passato? E cosa invece ti fa dire, wow, sono diventata veramente forte? Non lo so, perché sono sempre stata una ragazzina ambiziosa che... e invece sono diventata una persona molto calma. Più passa il tempo, più divento zen in assolutamente tutto. Cioè, mi piace fare delle cose, non con calma, però senza stress. Non voglio stressarmi. Mi dispiace la gente che si stressa intorno a me. La vita è così corta. Allora ti lascio con un gioco che facciamo sempre qui a Deluge, ovvero il podio della tua playlist, 3 pezzi che ti rappresentano davvero. Top 3? Vabbè, mi piace Coldplay, Rem, sto pensando, c'è tutte le band vecchie, The Police, Allora, se devo dare una canzone mi viene così veloce, Vogue, Madonna. Sono molto old style io, ecco. Però una che ascolto tantissimo ultimamente è Elton John e Dua Lipa, Cold Heart. È bellissima, cioè... Grazie mille. È stato un piacere. Ciao. Buona fortuna, in bocca al lupo. Credi, grazie. Ciao Chiara. Ciao.